complesso sono stati eseguiti 150 controlli presso le aziende agricole della regione, elevando sanzioni amministrative per un importo complessivo di quasi 50.000 euro, riguardanti soprattutto inadempienze nella tenuta del registro di trattamento e la mancata revisione delle attrezzature utilizzate. Sono state denunciate 7 persone per gestione illecita di rifiuti. Infatti ricordiamo che i fitosanitari con autorizzazione revocata dal Ministero della Salute sono classificabili come rifiuti, pertanto il loro non corretto smaltimento è un reato. Inoltre si è proceduto al sequestro di un ingente quantitativo di fitosanitari scaduti, revocati o comunque inutilizzabili in quanto pericolosi per l'ambiente e i consumatori finali. Nell'ambito dell'attività di vigilanza nel settore dell'agricoltura, i carabinieri forestali dell'Emilia-Romagna hanno avviato una campagna di controlli sul corretto utilizzo dei fitofarmaci. Tale attività ha lo scopo di garantire lo sviluppo di pratiche volte alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità. Tutto ciò a tutela della sicurezza e della qualità degli alimenti di origine vegetale. La campagna si è sviluppata secondo la stagionalità dei trattamenti in base alle colture in atto. Si è partiti dai controlli in campo, verificando le attrezzature utilizzate e le modalità di trattamento, per poi proseguire con i controlli in azienda sulla documentazione e abilitazioni necessarie per legge, lo stoccaggio dei fitofarmaci e la successiva fase di smaltimento dei rifiuti prodotti. In caso di criticità, si è inoltre proseguito il controllo al momento dell'acquisto, facendo accertamenti ai distributori.